Everybody fucking lose it. Bella ragazzi, bentornati qui sul canale di Granas. E ci ho messo una fottuta ora per fare questo, per sbloccare tutti i cosi allenatore, come cazzo si chiamano, e per prendere un pacchetto d'oro, così, bam, che ora aprirò qui con voi. Ora andiamo sul negozio, è la prima volta che vedo uno là nel negozio. Aggiornamento catalogo negozio, dai. Allora, eccolo, vai, Oh, vabbè, ci mette l'anni di Cristo. Vabbè, skippiamo. Olè, abbiamo Terzi, Giuffre, Lugano, Ramos, contratti giocatori a non finire, forma fisica e la divisa, cioè non abbiamo preso un cazzo. Cambia tutto al club, come si fa? Così, tutto al club, bam, sì, vai. E con questa squadraccia, cioè che stanno a pezzi, ovviamente. Cioè, chi mi dice metti tutti quelli oro che c'hai, ma non li posso mettere tutti perché sennò, cioè, scambio i ruoli così. Vai, possiamo iniziare. Ricerca dell'avversario in corso. Oh oh, ci metto un fottio a trovare l'avversario. Oh, dai, te giuro che ce la puoi fare. Oh, ma che cazzo t'è preso? Non è stato trovato alcun avversario. Cioè, è assurdo. Dai, Dio santo, che palle, mamma mia. 10 minuti che stiamo a cercare. Oddio, vabbè, vaffanculo, non faccio più questa, faccio la coppa. Che cazzo. Mannaggia le troie. Ecco, l'ha trovato, finalmente, dai. Dai, latenza tutta, meno male. Userò la mia nuova maglia, perché ho dovuto anche cambiare la maglia, cazzo. Iniziamo, vai. Un'altra sconfitta oggi rischierebbe di pregiudicare subito il loro avvio di stagione. In pressing, la resistenza FC. Gamero, Gamero. No, porca troiaccia. Eccolo, la palla per Gamero. Gamero, il tiro! E subito al settimo minuto, Gamero così. Cioè, proprio inaspettato questo gol, perché... Smarco, levo la palla, passaggio filtrante, gol, non mi va di fare la telecronaca del cazzo. Avanza con Wojcicki, che passa per Gamero, no non è vero, passa per Menan carica al destro, e ora Wojcicki di nuovo di testa, ed è il secondo ragazzi, mamma mia, Wojcicki come cazzo si pronuncia, mamma mia, di testa ragazzi, insacca il pallone sotto l'incrocio. Gamero lo vede a Menan, lo vede il passaggio per Gamero, troppo lungo, ancora Gamero intercetta, Gamero prova il tiro, però viene stoppato da... che cazzo era? Messo in pausa e si è ritirato. Si è ritirato, perché cazzo ti sei ritirato? Ci ho messo 4 cazzo di anni per trovare un cazzo di avversario e ti sei ritirato! Mortacci tua! Fanculo quanto te odio! Che palle! Dio mio! Cioè, fosse una buona che trovo, una! Mannaggia Eva, mannaggia, oh! Gioca partita, vai! Ovviamente mi ha anche fatto stancare i giocatori, ovviamente neanche... Cioè, ma pure fatto terminare i contratti! L'anima degli mortacci tua mori male, oh! Devi morir male, porca puttana ladra! Eccoli, partiti di nuovo! Vai, De Vita, la palla per Vargas. Vargas dribbla l'avversario. Vargas, ancora un dribbling per Vargas. Vargas se l'allunga. Vargas, il cross in mezzo per Gamero. Non va. Il portiere è reattivo. Albertarsi, intanto quel 34 è rimasto là fermo. Iaramendi, ancora. Iaramendi. Carica il destro. Troppo centrale. Vargas per Menan che è veramente l'uomo squadra, Menan fa tutto da solo, che è fottutamente forte. Oh, ancora Iaramendi, il passaggio filtrante perfetto, Iaramendi! Ed è il gol al 9° minuto, più o meno stiamo come prima era 7, poi 10, ora è 9, che sarà 12, sbam così. Questi rinvii lunghi,
Palla per Oscar. Oscar. Oscar, come se ne va, Oscar? No. Grandissimo. Bellissimo. Ancora. Gamero. Gamero. Gamero, subito il tiro. Oscar se la mette sul sinistro. Oscar prende la mira, ma non va. Madonna, quanto sei strabico. Gamero. No, Gamero, dai, Gamero, Gamero, non puoi perdere palla te così, te che sei realizzatore di questa squadra, non puoi far realizzare l'altra squadra. Meno male. Ancora, che intercetto. No, la palla per Menan, Menan, 1-2 di precisione tra Menan e Gamero, mamma mia, Gamero, Gamero come scatta, Gamero, si dribbla gli avversari, Gamero, Gamero. Si allarga troppo, porca traiaccia lurida. Sono dislessico. Sono sempre dislessico io la mattina quando faccio tutti i commentari. Oddio, la palla per Gamero. Di nuovo per Gamero. Ancora per Gamero. Oh oh! Sculata epica da parte mia. Però il gol ci sta, perché Kevin Gamero è un bomber. È un gran fottuto bomber. Mamma mia, ragazzi. Guarda, mo io lo faccio io a farlo. Mortacci mia, mortacci mia, mortacci mia. Ancora, mortacci mia due volte. Vabbè, vabbè. Vabbè, qua errore mio, errore mio. È colpa mia. Genot. Genot. Tutti i francesi si chiamano Gamero, Genot. Bam, Marzorati per gli Aramendi. Sempre disturbato dall'arbitro, non c'è un cazzo da fare. Eccolo, la palla per Menan. Menan, 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 carica il sinistro. Perché il sinistro? Che cazzo sei, mancino? Mortacci tua. Mortacci tua, gli ho ridato. Ancora Iaramendi. Iaramendi, gran disimpegno. Dai, all'89esimo. Un altro po', resistete. Resistete un altro po'. Ancora la palla per Iaramendi, che viene buttato a terra. Però ora l'arbitro fischierà, perché l'arbitro è buono, l'arbitro è bravo. E l'arbitro deve fischiare. Mortacci tua. Mortacci tua. Mortacci tua. Ma come cazzo fai? Ma dai, porca troia, oh. Mortacci dell'arbitro. La seconda volta che mi faccio segnare 90esimo. Porca troiaccia. Mo appena batto fischia. Guarda sto pezzo di merda, oh. Guarda, tanto i dribbling manchi riesco a fare. Vaffanculo, ma che davvero? Ma che mi sta a per culo? Vabbè, oh, ma devo sempre rosicare a fine del video, cazzo. Vaffanculo. Vabbè, ragazzi, con questo pareggio immeritatissimo è finita qua l'episodio di oggi. Ve lo devo caricare oggi, quindi mi devo anche sbrigare. Ed è bellissimo fare così. Ovviamente le vostre cuffie esploderanno. Vabbè, qua da Xenic è tutto, da Granaras è tutto, da Darryl che non c'è è tutto, però salutiamolo, mi raccomando, salutate Darryl, bella Darryl, e ci vediamo. Vi volevo ricordare, ecco appunto, che il 10, l'11 e il 12 ci sarà appunto l'evento RomaTube a Roma, al Cineteatro Don Bosco, in via Publio Valerio 63, mi pare, se non sbaglio. Quindi ovviamente vi metterò anche i link in descrizione se alcuni di voi ancora non hanno potuto acquistare i biglietti, perché ahimè sì, si acquistano, il teatro ha un cazzo di costo, non ce lo regalano, soprattutto so i preti, quindi siccome il Cineteatro Don Bosco, che è il teatro di una chiesa, i preti si sa che sono abbastanza tirchi, non ce lo regalano. E quindi vabbè, detto questo vi saluto in breve, vi lascio tutti i link in descrizione, mi raccomando mettete mi piace al video, iscrivetevi alla pagina Facebook perché è importante, è durato più questo cazzo di monologo che tutto il fottuto video, da dare, sì, da porca troia, i granas e tutto, bella.